affilato per un metro sta mozzarella. Cormignolo arzato, magna del supplice, dai. Sta piaga deve finire. Ci ha sudato sentimento. È veramente una goduria, raga. È veramente una goduria. Bella, raga. Oggi se famo supplì a Roma. Dai. Dai, non stavo a dimenticare, raga, iscrivetevi, metti like se questa serie ti piace, per un altro episodio sui supplì in un'altra zona magari che consiglierai sotto nei commenti, e la zona di Roma che qua sotto nei commenti riceverà più like sarà la prossima zona di questa serie di supplì. In particolare però ci faremo una zona specifica, perché vorrei iniziare appunto questo format nuovo sui supplì delimitando delle zone abbastanza specifiche in modo tale che io possa coprire pian piano tutto quanto e non facendo un supplì dell'unsupplì dall'altra parte di Roma eccetera eccetera, perché poi ci confondiamo, ecco. Quindi se sei di una zona specifica e conosci dei supplì che so buoni, scrivimi la zona e il nome della pizzeria a taglio, perché ricordiamo, supplì si trovano maggiormente nelle pizzerie a taglio. Detto questo, oggi ci facciamo un po' di supplì in giro per Piazza Bologna, quindi la stazione della metro Bologna qui a Roma, non molto distante da Tiburtina, quindi anche molto molto facile da raggiungere, e soprattutto piazza proprio del food, c'è sta ogni tipo di ristorante locale, qualsiasi cosa, bar, posti per fare aperitivo, pub, qualsiasi cosa c'è sta qua, quindi viene frequentata da un sacco di pischelli anche de zona. Quindi ci delimitiamo tutto il perimetro di Piazza Bologna e vediamo quante pizzerie a taglio riusciamo a fare. E che non lo stiamo a fare? Io personalmente parto da Tiburtina perché sono arrivato col treno, molto più semplice, e la pizzeria è proprio questa qui. È circa ora di pranzo, è l'una meno un quarto, ma non sembra esserci gente. Il primo posto si chiama Pizzeria Danilla. Guarda che bello, panatura esattamente come piace a me, bella, un po' grossolana, no? Anche croccante, eh? Cioè io comunque sto spingendo, è bello croccante. Lo spacchiamo, mamma mia. Tiè. Mamma mia che bello, odore sublime proprio, dentro la mozzarella bella bianca, guarda che bella. Iniziamo belle interessanti, eh? Iniziamo davvero interessanti. Croccante, non si sente molto il sugo al ragù, non è così impattante proprio così, però sono contento che abbiamo beccato il primo supplì fresco, bello, buono. Un'orchestra proprio a sentirsi al palato e all'orecchio, mentre proprio lo cianci che ti vibra tutta la mandibola. Bello croccante, con la panatura che si sente, aggressive, non è timida. L'odore è bello, si sente la mozzarella, si sente il porzughetto, ce l'ha il carisma, è veramente molto molto bello. Ora mi dispiace solo che sto in controluce, perché ovviamente stiamo in una via. Questo l'abbiamo pagato 1,20 euro, quindi per il costo comunque ci siamo. Il riso non è scotto, non è troppo duro. Mozzarella bianca, perfetto, quindi questo è fresco. Iniziamo molto bene, eh? Iniziamo molto bene, secondo me. Ne dobbiamo provare ancora un sacco. Ora con la bimba ci continuiamo a muovere, sempre qui sulle vie intorno a Piazza Bologna. Il secondo supplì che volevo provare è da pizza dal 1960. Se non fosse che è chiuso. Quindi un altro posto chiuso, non segnato. Sta piaga deve finire, perché io non posso andare in giro e trovare chiuso. Ormai è finito agosto, basta. Ferie, basta. Ci avevate avuto tutto l'anno per andare in ferie. Quindi fine, basta. Non basta il cartello chiusura estiva, perché io mi sono fatto Monte Rotondo, Roma Tiburtina, con la bici, sono venuto fino a Bologna. Qua leggo il cartello chiusura estiva e poi che dovrei fare? Oh, scusate, chiusura estiva. Dovete cambiarli su Google, no? Sul cartello. Il prossimo posto è già più sparso in giro per Roma, è Mamma Pizza, un franchise, catena, devo capire, comunque un brand diffuso in tutta la capitale, forse anche oltre, perché comunque è un nome che rindonda, non mi è nuovo. Supplì numero 2 da Mamma Pizza sto giro. C'era talmente tanta fila che pure il numerino ti faceva prendere. Comunque lavorano un sacco bene, un sacco di pizze, tutte immagino sul momento appena fatte, perché prende, ricambio comunque di pizze molto spesso. Anche supplì, tra l'altro questo appena uscito, appena fresco, quindi gran culo, devo dire, onesto. Ma sei giusto un po' spappolato. Comunque croccante, bello, panatura grossa, come piace a me. Non sono riuscito a farvelo vedere mentre si apriva perché mi si è spappolato praticamente tra le mani, però mozzarella c'è, fila, e tra l'altro la mozzarella c'ha dei pezzettini di origano, comunque qualche tipo di spezia. È veramente troppo simile ai supplì surgelati che a me facevo quando ero bambino, quindi non lo so, Rick. Comunque c'è un sole assurdo. Bimba, che dici? È surgelato?
Non sembra affatto male, cioè che sia surgelato o fresco appena fatto de mattinata non determina sicuramente un'esperienza positiva o negativa per forza, eh? Non è direttamente proporzionale. Sì, comunque volevo provare ad aprirlo un po' per capire com'era. Sì, è un po' in difficoltà. C'ha un pochetto meno carisma del supplì di prima, però comunque a livello di saturazione, a livello di texture, ti direi che questo comunque è proprio perfetto. Però a livello di gusto, cioè, quello prima era decisamente più reale, permettetemi il termine. Bene, stiamo al secondo supplì. Ah, non vi ho detto quanto l'ho pagato, raga, 1,40 euro, quindi 20 centesimi in più dell'altro. In uno c'era fila, invece lì, da quella di prima, da Nilla, vuoto totale. C'è stava pure i posti a sedere fuori. Certo, Mamma Pizza è un po' più ristorantino, cioè c'è i posti dentro comunque e tutto quanto. Non so se c'è il servizio, ma non credo. Secondo me tutta sta fila è molto squilibrata rispetto alla pizzeria di prima. Vorrei arrivare a provarli tutti, così diamo anche un'opportunità a chi a livello mediatico non si può permettere la fama dei supplì, di quell'altri, che ovviamente essendo più famosi diventano sempre più famosi, e quelli magari che non si possono permettere una pubblicità, io sicuramente non potrò determinare se un'attività sfonderà oppure no. Però comunque magari ci stanno i supplì, capito, un po' più sconosciuti, così, no? Che meritano un po' di più d'attenzione, no? Perché quelli famosi sì, però li conosciamo tutti, cioè basta. Torniamo all'esplorazione. Una cosa che non ho menzionato che è fondamentale: la ragazza della prima pizzeria mi ha chiesto se volevo portarlo via, se lo volevo mangiare lì sul momento. Probabilmente dalla fretta o dagli innumerevoli clienti, insomma, che doveva soddisfare. La Mamma Pizza non mi è stato chiesto nulla e difatti non mi hanno dato neanche magari un sacchetto per portarlo via, né nel primo né nel secondo. Però nel primo almeno me l'hanno chiesto, io ho detto dammelo in mano e via. Però ecco, per il servizio è molto importante chiedere sacchetto, pezzo di tovagliolo, insomma. Eccoci qua, manco serviva portare la bici in realtà a sto giro. A sto giro manco bisogna impegnarsi più di tanto, c'erano le panchine proprio belle agili qua. Sacchettino stavolta l'ho chiesto io, ovviamente, perché ho imparato dai miei errori, così lo posso trasportare con più facilità. Si è leggermente, ma proprio leggermente schiacciato, ma questa è colpa mia, perché sto un po' pepega, giustamente voglio metterlo nello zaino, lo metto nella tasca laterale, però vabbè. Le vorrei un po' più alti. Ecco qua, cheat la tua crush quando ti dichiari a lei. Anche questo bello, in realtà è un po' più scuretto del solito, è meno dorato, no? È un po' più arancione, un po' sul marroncino quasi. Tra l'altro è l'ultimo supplì questo, quindi che culo. Spaccamolo. Vediamo, è un po' freddolino e... Oh, non lo so, non ce l'ha un bel aspetto, no? Sughetto con pochissima personalità, cioè praticamente riesci a vedere colore naturale, proprio vergine del riso. Non fila, c'è poca mozzarella, poco sugo. Questo tra l'altro ho pagato 1,30 euro. No, non mi è piaciuto questo. Cioè non c'ha nessun gusto in bocca. Non mi ha fatto un passino proprio per niente. Peccato, eh. Può essere anche una giornata, no, però qua c'è proprio poco condimento. Cioè c'è solo sugo, appunto, riso, poca mozzarella. E il sugo però è proprio, proprio non lo sento e non ha un bel colorito, ecco, cioè lo vedete. È proprio bianchiccio. Non mi dà niente, peccato. Abbiamo fatto un crollo assurdo, secondo me. Piano piano sempre di più. Spero che non finiamo ancora peggio, cioè. Comunque questo è solo il terzo, ne dobbiamo fare ancora un bel po'. Comunque se dovete andare in giro a mangiare i supplì, preparatevi alla guerra, portatevi i fazzoletti, perché sennò andata proprio, iniziate a mettere la ceramica lucida su qualsiasi cosa toccate. Andiamo al prossimo. Che devo fare in queste situazioni? Cosa devo fare? Quale attività devo svolgere in questo momento? Cioè, metti che sono venuto dall'Islanda. Sono venuto qua perché mi hanno parlato di sta pizzeria, adesso supplì. Su Google c'è sta scritto aperto. Io so un islandese, un turista che viene a mangiare il supplì più buono di Roma, secondo tutti. Vengo magari qui perché me ne hanno parlato bene e sta chiuso. Ho preso l'aereo apposta. Che devo fare? Entro nella serranda di testa, perché è l'unico modo per farmi dimenticare sta cosa. Fate le persone serie, per favore. Mi sono infilato, mi sono seduto in questa specie di mini grotta naturale con alberi, panchine e cose varie. Molto bellino, c'è un sacco di posto da sedere, tipo posto dove si ritrova la comitiva, beve le peroni, queste robe qui, quindi sono un sacco contento, bello. Finalmente un posto comodo da sedere, se non devo stare in piedi, fa infilare la telecamera chissà dove, devo fare i capriole. Comunque, supplì da sole e luna, buchetto, proprio old school alla romana, banco dove c'è sta un pochetto di pizza, un pochetto di supplì, ma proprio il giusto, nemmeno tanto. Livello del buchetto, devi chiudere la porta d'entrata per aprire quella del frigo. Questo è il livello del buchetto praticamente del locale, della pizzeria. Quindi molto bello, mi riporta quando ero piccolino, anche perché supplì 1 euro, proprio quando ero piccolino. Un supplì particolare, perché non è un supplì tipo classica, la romana a cui siamo stati abituati finora, ma... Palletta. Sono curioso di che hanno combinato, perché sta palletta mi è nuova. Tra l'altro
sacchetto tipo carta del kebab, del panino kebab, quindi arrangiato proprio ai massimi estremi, no? Cioè proprio riduciamo il budget a ogni minimo e magari è pure a conduzione familiare, quindi chissà, apriamo sto supplì. È morbidino, non è troppo croccante e purtroppo me sa de vecchio, un po' antico, perché niente mozzarella che fila, purtroppo è un po' giallognola, quindi ha avuto tutto il tempo del mondo per ripiassare un po' i succhetti del ragù. Però comunque il succhetto c'è, devo dire che ci sta. E infatti bello, mi piace, avvolge la bocca, è avvolgente, peccato che appunto è un po' vecchiotto. Il riso leggermente al dente, perché si vedono alcuni pezzettini un po', no? Non so se si vede il riso qua così, però l'unica cosa, peccato per la mozzarella che non si è sciolta bene, comunque non sa, non ha filato, no? Tipo spettacolo, tipo supplì al telefono, è classico alla romana, no? Peccato peccato, perché era curiosa sta cosa della palletta. Peccato perché il sughetto sembra fatto proprio bello, cioè si vedono i pezzettini, tipo concentrato di pomodoro, no? Perché comunque per il supplì devi usare anche un po' concentrato di pomodoro, perché se no non si riesce a tutto quanto diventare rosso, amalgama e sprizza di sapore, no? Allora questo me l'accollicchio, ma per il fatto che costa un euro, è comunque di una dimensione adeguata per il prezzo, non era neanche male, il sughetto si sentiva potente, no? E poi la madonna che succede? Sole e luna, il supplì classico, me l'accollicchio. Perché un euro, cioè un euro, nessuno costa un euro ormai da supplì. Piccola parentesi, perché sia mai che magari viene fraintesa questa cosa, perché molti purtroppo ancora non sono arrivati a questo concetto, no? A parte il fatto di essere gusti personali, e questo non penso di doverlo ribadire, perché comunque, cioè, è abbastanza scontato il modo in cui mi pongo, credo, no? Forse alcuni non l'hanno ancora capito. Il gioco un po' delle attività del business, di quelli che si occupano appunto di ristorazione e queste cose, questo tipo di cose qui, funziona un po' a performance, no? Cioè c'è un giorno buono, c'è un giorno no, può capitare una giornata in cui date il massimo, in cui la pizza, il supplì viene tutto proprio perfetto, cioè che vi viene la Michelin, vi dà pure una stelletta, così, tanto per ride, no? Una persona magari si va a rifugiare per magnarsi in supplì e magari gli capita la giornata no, quindi può capitare. Quella persona magari sono io, perché cioè sono una persona comune come gli altri, no? Questa cosa purtroppo viene lasciata in sordina, cioè solo il fatto che io sto a magnare e faccio i video, la gente se crede che io sono un critico gastronomico con 3 stelle Michelin alle spalle, tutte ste robe eccetera. Se stiamo a magnare dei supplì, cioè dei supplì se stiamo a magnare, raga, dai, cormignolo arzato, magnate il supplì, cioè dai. Allora, sì, posto chiacchierato, posto nominato miliardi di volte, io stesso l'ho nominato tante volte perché secondo me è un ottimo posto per mangiare, almeno a livello di qualità e quantità di roba che potete scegliere, no? Trapizzino a Piazzale delle Province, proprio la rotonda accanto a Piazza Bologna. Allora, ho provato vari dei loro supplì, provato la porchetta, pola cacciatora, anche quello classico, che tra l'altro in un altro video in cui abbiamo provato quello a Piazza Trilussa, lì vicino Trastevere, mi raccomando Trastevere, perché Trastevere è da out of zone, quindi turisti. Lì per esempio il supplì non mi ha fatto impazzire, perché c'aveva un po' troppo tempo l'olio e quindi non mi ha fatto impazzire. Questo invece ha l'aspetto già un po' più carino, ha un peso specifico già notevole rispetto al resto che abbiamo provato, e infatti costa 2 euro, quindi il doppio di quello che abbiamo provato prima. Sono tendenzialmente già pronti, non surgelati, però ecco, quando non c'è troppa folla tendono a metterli nell'olio sul momento, te fanno aspettare un attimo e te lo danno bello fresco. Quando magari si inizia a riempire gente in ore di punta eccetera eccetera, magari li frullano un paio di più, fanno de fretta quando appunto arrivano clienti nuovi. Generalmente parlando, quando li ho visti, modo di lavorare perfetto, puntiglioso, il giusto. È bello croccante perché lo potete vedere anche da qua. Oh, croccante, lo volete vedere voi? Oh, ole, eh? Vogliamo capire perché costa 2 euro questo? Aspetta, aspetta, un altro pochino? Un altro pochino? Dai, un altro pochino? Dai, raga, ma di che stiamo a parlare? Cioè, dai, raga, cioè, è un metro. Non l'ho perso, affilato per un metro sta mozzarella. Capisci perché uno magari spende qualche centesimo in più e arriva lì così. Fatto sta che anche qui c'è sta un buchetto un po' sospetto, però credo proprio che non siano surgelati, lo dubito vivamente. E inoltre, quello classico è davvero il supplì classico alla romana, perché se voi lo vedete qui, lo vedete che il sugo non è anonimo, non è anemico, non è bianchiccio, non c'ha il colore del riso naturale, c'ha il concentrato di pomodoro e c'ha il ragù. Lo vedi che ci stanno i pezzettini di carne? Oltre che intorno c'è una bella panatura tagliente, crispy, grossolana. Andiamo, dai.
non è il miglior supplì classico a ragù che ho provato da loro, proprio questa sede qua, quindi rimarcando il discorso di prima, giornata no, giornata un po' meno no, giornata sì, eccetera. Vi può capitare bene come meno, però, ma che supplì sto a mangiare? Ma lo vedi che è bello? Lo vedi che è bello? Questi sono 2 euro de cura, de coccole, de mano d'opera. La gente qua su sti 2 euro ci ha sudato sentimento. È veramente una goduria, raga. È veramente una goduria. L. Andiamo al prossimo, che però apre alle 3:30, quindi tra un pochetto. Vediamo se ha aperto effettivamente. Alla fine la pizzeria era chiusa, ma è successo qualcosa di strano, perché ho provato a rivisitare le pizzerie che ho trovato chiuse, ma purtroppo non è andata come speravo. E niente, ci ho provato la seconda volta a visitarli, però sono le 3, dovrebbero chiudere alle 6. E niente, sono chiusi comunque, quindi proprio non vogliono tornare dalle ferie loro, va bene. Ho girato di nuovo tutte le pizzerie che erano chiuse e neanche stavolta sono riuscito a mangiare un supplì. Che fossero chiuse o aperte comunque, è tempo di pizza dal 1960, sono proprio curioso se almeno loro hanno aperto dopo le ferie. All'apparenza pare proprio di sì. Vediamo. Non hanno i supplì, neanche questi qua, non ce li hanno. Li fanno da domani, però, cioè... È lunedì... Lunedì, allora, presente giovedì gnocchi? Lunedì non supplì. Quindi Tremabel, proprio lui, mi dice: andiamo in questo forno qui a caso, magari ce l'hanno dei supplì. Prenderemo un supplì randomico in un forno randomico, anche se... Tutto chiuso, cioè. Anche se volevo fare solo pizza a taglio, faremo il forno a suo giro. Avevano dei supplì? Però comunque... Guarda, un supplì un euro non si vede da 1900, tipo. Allora, è freddo, ma proprio congelato, gelido. C'è una forma simpatica, però, dai. Tutto storto, tutto storpio, con la panatura praticamente quella... tipo default, praticamente quasi senza texture, granatura delle cose. C'è da dire, sono le 5:40. Cioè, non siamo riusciti a trovare un supplì, un qualcosa, entro le 5:40. È assurda sta cosa. Vabbè, è così. Che non so se è stata una buona idea, comunque. Il riso un po' troppo indietro, mi sa, perché è un po' duretto. Veramente, il sugo è un po' molto... Cioè, diciamo che per euro hanno fatto proprio il minimo. Che pur di risparmiare cercano di fatte pagare magari il meno possibile la cosa a te, magari che sei un consumatore. Quindi il target probabilmente è un po' basso, no? Di importanza. Cioè, uno di quei forni old school che ti vendono una roba pochissimo, però, capito, anche l'effort che ci mettono è... il minimo proprio, no? Quindi se ne dovessi prendere 2 di questi e pagarli quanto un supplì di tramezzino, per dire, cioè mi pio un supplì fatto bene tipo quello di tramezzino e godo, invece di mangiarne magari 2 così che mi riempiono e basta, ma non godo. Spiace, perché non me l'accollo questo, peccato. E niente, purtroppo sono provato a tornare anche qua da 1000 metri pizza, ma cioè, a quanto pare i supplì lunedì non li vogliono fare, non lo so. Fondamentalmente li avevano preparati, ma ce li hanno in magazzino da qualche parte e non... non lo so, oggi non ci stanno comunque, vabbè, non ho capito perché. Vabbè, siamo tornati male dalle ferie purtroppo. Raga, sto video è finito proprio in un disastro. Quando succedono queste cose sono un po' triste, perché cioè, magari volevo scoprire dei posti nuovi, dei supplì, dei posti mezzi sconosciuti ancora, non bazzicati, però peccato, veramente un gran peccato. E la bimba vi salutiamo, pior treno, e che non lo stiamo a fare. Spero di non dover rifare questi video disastrosi.